Buongiorno a tutti. Abbiamo qui con noi oggi due professori dell'Università di Genova, del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Loro stanno sviluppando una nuova classe di sensori colorimetrici per il controllo in linea di inquinanti atmosferici e per il controllo di prodotti di degradazione alimentare. Sensori che in futuro potranno essere integrati nei nostri cellulari e utilizzati per applicazioni che andranno dal controllo di qualità dell'aria in ambienti industriali fino allo sviluppo di imballaggi intelligenti in cui è possibile segnalare la freschezza del cibo. I nostri invitati sono il professor Davide Comoretto e la dottoressa Paola Lova. Buongiorno. Buongiorno. Dunque. Professori, parliamo di sensori che si ispirano a sistemi naturali come ad esempio le ali delle farfalle, le piume del pavone oppure gli opali, dove l'interazione tra la luce e la nanostruttura genera fenomeni complessi, giusto? Esatto, la natura è un'importante fonte di ispirazione nel nostro lavoro. Siamo abituati molto spesso a vedere degli esempi, come citavo in precedenza, le ali delle farfalle o le piume del pavone, gli opali stessi, che hanno delle colorazioni brillanti, molto belle, affascinanti. Questa colorazione non è data, come nei comuni materiali, dalla presenza di un colorante o di un pigmento, ma è data da una struttura. L'esempio più semplice che vi posso fare è quello della pellicola di olio o di carburante che ci può essere in una pozzanghera. Vediamo un'iridescenza. Quello che succede in generale è che in questi materiali e nei materiali che noi creiamo ci sono molti di questi strati di materiali differenti, in generale che hanno un diverso indice di rifrazione, cioè la luce vi si propaga con velocità diverse, dove però lo spessore è controllato in maniera estremamente spinta. Quindi abbiamo strutture che sono regolari e periodiche, dove sistemiamo questi materiali con diverso indice di rifrazione. Nel caso delle piume, ad esempio del pavone, la colorazione dell'occhio è proprio legata alla presenza di questo tipo di struttura. Nel nostro caso, invece, usiamo materiali polimerici, polimeri di vario tipo, sia diciamo da riciclo, sia di polimeri estremamente sofisticati, e cerchiamo di andarli a mettere in questa struttura ordinata e periodica, dove l'ordine e la periodicità sono estremamente importanti. Li chiamiamo infatti coloranti strutturali. L'importanza dell'utilizzo di materiali polimerici è legata al fatto che questi materiali sono permeabili. Per cui è possibile che molecole di inquinanti penetrino all'interno di questi film, di queste strutture, e ne cambino lo spessore. Cambiando lo spessore, cambia il colore. Quindi, in generale, quello che noi facciamo, andiamo a preparare strutture che inizialmente sono verdi, perché hanno dimensioni, sono state ingegnerizzate in modo da dare colore verde, e quando esposte ai diversi inquinanti, diventano rosso, in modo che sia possibile per chiunque percepire la presenza di un pericolo. A questo punto direi che può parlare Paola, che ci può raccontare qualcosa di più specifico. Grazie. Beh, la risposta semaforica di questo sensore di cui parlava Davide è estremamente importante perché permette a personale non specializzato di riconoscere facilmente la presenza di un inquinante, di un agente pericoloso. D'altra parte, però, se noi utilizziamo tecniche spettroscopiche estremamente semplici e disponibili con strumentazione portatile, è anche possibile, andando a analizzare la risposta nel dettaglio, capire con quale analite abbiamo a che fare e la loro concentrazione. Questo grazie a interazioni non specifiche che noi andiamo però a selezionare, che avvengono tra i polimeri che utilizziamo e gli analiti stessi. Sullo stesso principio sono anche basati sensori fluorimetrici che invece cambiano la propria fluorescenza in maniera molto simile, che stiamo sviluppando con la collaborazione e con i materiali dei colleghi dell'Università di Pisa. Diciamo che in generale con questi sistemi è possibile distinguere inquinanti che tra loro sono o molto diversi, quindi per esempio una molecola perfluorurata, un alcol polare o il benzene, che è un composto non polare e cancerogeno, o composti tra loro molto simili, come benzene e toluene. Quindi la potenzialità a livello ambientale è enorme.
Se invece andiamo a cercare un analita specifico, allora possiamo mettere un recettore chimico che vada a interagire proprio con quell'analita e dare la nostra risposta con l'urorimetrica. Questo è l'oggetto di un programma, di un progetto, scusatemi, finanziato dalla Regione Liguria, che stiamo sviluppando insieme a uno spin-off dell'Università di Genova, MICAMO, che ha lo scopo di mettere sul mercato sensori per smart packaging fatti con materiali sostenibili nel prossimo futuro. Le applicazioni quindi sono diverse, andiamo dal packaging al monitoraggio ambientale e in questi termini stiamo scendendo sul campo proprio in questo periodo grazie alla collaborazione di un'azienda di trasporti e di una realtà industriale che si occupa di riciclo. In ultimo vi faccio un'anticipazione, possiamo dire che questi sensori sono assorbitori di inquinanti estremamente efficienti, quindi il nostro obiettivo è di inserire materiali attivi all'interno di questi sistemi che siano in grado, dopo che hanno dopo l'assorbimento degli inquinanti, di degradarli utilizzando solamente l'energia solare. Grazie. Grazie mille. La ricerca è sempre molto affascinante e permette di scoprire, inventare, modificare, creare un mondo con colori diversi, come è proprio il caso di dirlo per questo progetto di sensori colorimetrici. Per questa intervista è tutto, invito a seguire anche le prossime interviste di Automazione Oggi e ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.